Buon pomeriggio amici di Gossip Mania e ben ritrovati anche oggi su Teleprima per parlare di tutto ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore. Chiacchiere, spettacolo, musica, inciuci, libri, di tutto di più. Anche questo pomeriggio al mio fianco è Elvira Vigliano. Ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata, ben ritrovati a tutti. E siamo pronte per nuovi entusiasmanti gossip. Abbiamo variato anche un po' gli argomenti, non solo inciucetti e chiacchiere del pomeriggio, come a noi piace chiamarle, ma anche storie di vita, così come quelle del nostro primo personaggio. Stiamo parlando di Francesco Sarcina, che ha scritto un'autobiografia molto intensa, poiché ha trattato ovviamente della sua vita, soffermandosi in particolar modo di alcuni temi a lui molto cari, la dipendenza dalle droghe di un periodo molto buio, e racconta proprio di averlo superato grazie a un amico speciale, J-Ax. Effettivamente questo connubio funziona perché J-Ax è molto impegnato nel sociale, basti pensare che comunque è impegnato anche nella lotta contro i bulli, quindi il bullismo, la violenza, la droga, sono comunque temi che ricorrono molto spesso anche all'interno delle sue canzoni, quindi avere il supporto di J-Ax sicuramente può aiutare a mettere nero su bianco quelle che sono poi esperienze di vita, come hai detto tu. Nel caso di Sarcina ci troviamo di fronte ad un'esperienza un po' particolare perché all'amore si mischiano poi altri elementi, quindi la droga, la violenza, il tutto relativo alla sua ex moglie, dunque Clizia Incorbaia. Ebbene sì, perché Sarcina ha proprio raccontato poi anche in una lunga intervista che ha iniziato la sua dipendenza dalle droghe, che poi stava sfociando persino in un'overdose, quindi ha rischiato davvero la vita, era una problematica molto molto seria. È nata proprio a causa di un problema d'amore, quindi a questa relazione tossica alla quale poi si va ad aggiungere anche quella con la sua ex compagna, le cui strade si sono definitivamente separate, nonostante poi tutta questa storia faccia parlare ancora tanto, perché ovviamente c'è sempre il gossip di mezzo, si parla dell'intervento di Riccardo Scamarcio, che ha causato una prima rottura proprio Sì. tra i due protagonisti, e poi ovviamente abbiamo detto le strade si sono separate, nonostante Sarcina fosse ancora molto innamorato di Clizia, poi complice un reality, lei si è innamorata perdutamente di Paolo Chavarro, quindi ha cambiato poi Sì, ha cambiato totalmente totalmente, genere, esatto, anche per tipologia. sì, tipologia di uomo, perché comunque Sarcina è, a parte essere insomma il frontman delle Vibrazioni, comunque è sempre stato conosciuto per essere un outsider, quindi una persona un po' fuori dalle righe. Al contrario invece di Chavarro, che è il solito bravo ragazzo, insomma, quindi questa è l'impressione che dà. Sicuramente la stessa Clizia Incorbaia ha subito parecchie problematiche relative a questo rapporto con Sarcina, tant'è vero che girano voci sui presunti tradimenti di Sarcina nei confronti di Clizia Incorbaia. Il mettere la parola fine ad una storia d'amore, soprattutto quando si hanno poi dei figli, è una decisione dura da prendere. Noi fortunatamente non abbiamo vissuto matrimoni, fallimenti da questo punto di vista, però sicuramente quando ci sono i bambini di mezzo, come abbiamo già detto, bisogna stare molto attenti alle scelte che si fa. Ancora di più, due cose. La prima su Clizia, che anche la sua storia d'amore è nata in una maniera particolare, poiché ricordo che aveva mentito sull'età, quindi pian piano ogni settimana aumentava sempre di più, quindi aveva questo personaggio molto particolare che si era un po' disegnata, poi veramente una bellissima donna e ci stava anche perché si porta anche bene la Sì, sua età, tra l'altro. fortunata bisogna dirlo, anche perché non si direbbe che ha avuto due figli e non si direbbe insomma Infatti. che sia una donna effettivamente anche a livello anagrafico, Eh sì, diciamo perché così. c'era una bella differenza, c'è una bella differenza di età tra Clizia e Paolo Chavarro. E poi l'avresti mai detto che Sarcina, così proprio da quest'aria di bello, dannato, in realtà nasconde tante fragilità, soprattutto per quanto riguarda l'amore poi. Probabilmente credo che questo sia legato anche al tipo di vita che si fa, perché insomma non è una novità che le persone dello spettacolo, una volta che diventano famosi, comunque
intraprendono delle strade abbastanza complesse e complicate. Quindi è probabile che, insomma, questo arricchimento veloce sia stato poi anche la causa dei problemi successivi. Credo che di base ci siano dei problemi personali magari irrisolti che non gli hanno permesso di andare avanti e costruire una vita familiare, una vita sentimentale, insomma, lineare. Però le sue fragilità, metterle nero su bianco, sicuramente permette a quest'uomo di anche mostrarsi ai fan da un altro punto di vista, perché lo conosciamo come un cantante che canta d'amore, però effettivamente lui in prima persona ha vissuto degli amori tormentati e particolari. È vero, stessa cosa anche per J-Ax, che poi i due si sono ritrovati in questa amicizia, ma soprattutto in questa fase di supporto l'uno dall'altro, poiché Sarcina racconta proprio che in realtà J-Ax, Alessandro come nome reale, anche se ormai lo conosciamo tutti da decenni come J-Ax, era passato prima di lui in questa fase particolare della vita e quindi si è rivolto alla sua amicizia, alla sua esperienza proprio per uscirne. Ed è bella anche questa solidarietà, questa rete tra i vari artisti, poiché anche J-Ax poi l'abbiamo conosciuta agli inizi della sua carriera come un cantante tutto d'un pezzo che affrontava tematiche appunto estreme, e poi negli ultimi anni si è rivelato invece un tenerone. Sì, è un tenerone anche perché da quando è diventato papà, insomma, si è Vero? addolcito ancora di più. Però è vero quello che dici perché anche io l'ho riscoperto molto. All'inizio mi dava quasi, mi creava quasi una sorta di paura, di spavento, perché comunque quello che diceva lo caricava anche a livello musicale e non aveva schemi, non aveva Sì. limiti. Quindi questa cosa comunque si pone, è chiara al pubblico e quindi il personaggio si pone in maniera precisa, ben delineata. Una figura che comunque ha mantenuto nel corso del tempo, a differenza invece di altri artisti che poi cambiano a seconda delle mode. Quindi questo è un qualcosa di peculiare. Un altro elemento sicuramente legato alla fragilità, che rivediamo poi in molte persone dello spettacolo, è importante sottolineare come parlarne anche attraverso un libro, con un amico o con i propri genitori a volte può essere un modo per uscirne prima e uscirne vincenti, perché altrimenti si arriva poi ad un livello in cui ritornare indietro è più complicato. Assolutamente sì, cambiamo coppia, parliamo ancora di una storia d'amore, quella tra Bob Vieri e Costanza Caracciolo, che va sempre più a gonfie vele, ed è una coppia che a me piace tantissimo, che si è riscoperta poi nel tempo anche ad un'età già adulta, due figlie bellissime per loro. E anche in questo caso parliamo di personaggi, quindi in questo caso di Bobo Vieri, che sembrano tutti d'un pezzo, ma che in realtà anche sui social, nei momenti di vita quotidiana, sono dei grandi teneroni. Infatti sono state divulgate delle foto e dei video con la piccola Isabel insieme all'altra figlia Stella, in cui Bobo Vieri stava giocando proprio in alcuni momenti teneri familiari con tutta la famiglia, e Ha sono lasciato il veramente belle. pallone e ha preso le mani della figlia, quindi delle figlie. Esatto, è vero, si è dedicato completamente al ruolo nuovo di papà. Sì, anche perché l'idea del bomber, così come era conosciuto, insomma, un uomo che, come viene definito poi dalla stessa Costanza, è un uomo con la U maiuscola, perché effettivamente non parla ma agisce e lo hanno dimostrato poi anche perché stanno insieme da tanto tempo, quindi sappiamo poco di loro, della loro vita privata e questo è essenziale, credo, per mantenere una quotidianità, una routine e creare poi un rapporto, ma allo stesso tempo, insomma, fanno sapere cose che possono permettere alle persone di avvicinarsi. Quindi questi video sono sicuramente molto carini e fanno trapelare anche degli aspetti dei protagonisti in questione particolari. Eh sì, degli aspetti poi diversi rispetto alla loro giovinezza, poiché soprattutto Bobo Vieri, come hai detto tu, era considerato il bomber, questo sciupa femmine, Sì. quindi calciatore ovviamente, che faceva incetta di È veline, vero, è di vero. starlet. E invece proprio loro, nonostante che Costanza Caracciolo sia un'ex velina, ma si sono innamorati molto dopo nel tempo. Già Sì. si conoscevano, si frequentavano nel gruppo di amici, però si sono innamorati dopo ed effettivamente mantengono tanto riserbo nella loro vita che prima non c'era stato poi.
Sì, anche perché si tratta comunque di due mondi distinti. Si sa che insomma i calciatori sono noti per essere, insomma, per favorire il mondo delle veline, però devo dire la verità che, come è capitato anche poi con Ilary Blasi e Totti, insomma, ci troviamo di fronte a delle persone che creano dei rapporti profondi nel tempo. Diciamo che bisogna anche avere la fortuna di trovarsi, perché non sempre accade, come insomma nei diversi gossip e inciuci che abbiamo visto fino ad ora, però insomma c'è stata anche una storia di un aborto che hanno sì. affrontato, quindi è una coppia che vive le proprie esperienze senza insomma voler per forza comunicare ogni spostamento ai paparazzi. Poi sentivano molto l'esigenza proprio della famiglia, sì. questo bisogno, infatti poi hanno una grande indole proprio di famiglia, di genitori. Questo è vero, e diciamo che il fatto di diventare genitori e poi di due bambine sicuramente è un passo molto importante, perché comunque insomma il bomber ha avuto a che fare con ragazze, ma quando si tratta poi delle proprie figlie insomma si cambia totalmente il modo di pensare. Ha messo la testa a posto, esatto. Lo possiamo dire. Speriamo. Quindi c'è speranza per tutti, c'è speranza per tutti, e soprattutto è molto simpatico anche sui social con i suoi amici di sempre, Nicola Ventola, lo stesso Lele Adani, Bernardo Corradi, un po' tutta questa riunione di ex calciatori, si divertono su Twitch, fanno video, dirette Instagram, sono diventati super social, ma soprattutto regalano anche momenti della loro quotidianità. Infatti di qualche giorno fa anche la notizia che Bobo ha subito un piccolo intervento, sì. e da ciò che ha mostrato, quindi una ciambella gommosa per aiutarsi sì. nella seduta, si è capito insomma di quale intervento si trattasse. Sì, ci ha scherzato anche lui molto sopra, perché effettivamente è un problema comune sì. di molte persone, però insomma renderlo noto anche attraverso un video, una foto, sicuramente rompe quei tabù che ci sono, perché magari di certe cose non si deve parlare, non si può parlare, invece credo che sia importante anche questo tipo di messaggio. Bravo Bobo, brava Costanza, noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania, tra pochissimo. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Solo qualche minuto di pubblicità, ve l'avevamo promesso, ed eccoci qui ritornati a Gossip Mania. Parliamo questa volta di Sanremo, ve l'avevamo preannunciato che il cammino verso l'Ariston sarebbe stato lungo, duro e tortuoso, ed infatti subito è arrivata la notizia del primo caso Covid nella band degli Extra Liscio. Allora, premessa, il tempo ancora c'è, quindi nella sfortuna sì. potrebbero essere stati fortunati, poiché mancano ancora poco più di 2 settimane, che potrebbe essere proprio il tempo limite poi per far negativizzare il tampone. Quindi subito tutta la band, ahimè, in isolamento, poiché hanno provato insieme e così via, e si attendono i giorni necessari per far negativizzare questo tampone. Ovviamente con il Covid è sempre una grande incognita, così come la loro partecipazione a Sanremo. Sì, effettivamente
Come abbiamo già anticipato, insomma, quest'anno Sanremo è stato oggetto di diverse discussioni, di diversi problemi, però bisogna dire che almeno con questa scoperta si è data la prova che effettivamente i controlli funzionano e ci sono, proprio perché prima di entrare nell'Ariston è stato costruito questo green in cui appunto viene effettuato il test e poi da lì si è creato un po' di panico perché oltre, diciamo, al frontman, anche tutta la band è stata messa in isolamento. Da alcune indiscrezioni dovrebbe essere effettuato anche un altro tampone molecolare proprio in questi giorni, però il tempo c'è, quindi bisogna essere positivi, anche perché si tratta di una band molto particolare che porterebbe, diciamo, sul palco dell'Ariston un tipo di musica che è stata definita punk da balera. Sì, molto all'avanguardia poi, sì. Sono infatti molto curiosa. Anche, diciamo, la loro apparenza è molto particolare. Abbiamo visto che, insomma, Sanremo ama presentare degli artisti che siano poliedrici ma anche particolari, le cui canzoni possono avere dei messaggi. Quindi la balera, insomma, è il luogo in cui si balla, che a causa del Covid è stata chiusa, quindi chissà se riusciremo ad ascoltare questo nuovo tipo di musica e se ci sarà questa partecipazione. Infatti c'era molta attesa, anche se non sono conosciutissimi ancora, per gli Extra Liscio, questo gruppo di avanguardia che portano sicuramente allegria e spensieratezza sul palco dell'Ariston con la loro canzone, che già il titolo è tutto un programma, perché è Bianca Luce Nera. Sì. Quindi già sono vari ossimori nella stessa frase. Sì, effettivamente questo già fa capire il tipo di musica che verrà adattata al testo. Non ci sono indiscrezioni riguardo appunto questa band. Quel che sappiamo è che sono tre membri, quindi insomma una band molto ristretta, però sicuramente i titoli sono efficaci, bisogna dirlo, perché creano un po' di curiosità. Chissà di che cosa si tratterà e soprattutto se la tipologia di titolo ha poi anche a che fare con temi sociali o meno. Sì, è molto probabile, dietro di loro c'è un progetto artistico e musicale importante della direttrice, diciamo, del direttore artistico, la signora Sgarbi, che tra le altre cose si occupa ovviamente di cinema, di musica, di tantissimi progetti, e ha creato proprio a tavolino questa band molto molto particolare, proprio per far breccia nei gusti davvero di tutti. Fatto sta che effettivamente a 2 settimane dall'inizio di Sanremo c'è stato già questo primo caso Covid e parlavamo anche nelle scorse puntate che la situazione potrebbe anche degenerare, nel senso che se dovesse accadere proprio durante la manifestazione anche la classifica e la stessa gara potrebbero essere, sì, falsate. E questo, insomma, da parte di alcuni è stata richiesta poi già la squalifica di questa band, insomma. Le voci sono diverse e la competizione già si fa sentire. Sicuramente c'è molta paura perché non si può sapere quello che accadrà, però diciamo che se le cose andranno come dovranno andare, i controlli verranno effettuati così come si deve fare, insomma, dovremmo stare tutti quanti tranquilli. Ci sono poi ancora tantissime persone, giornalisti, addetti ai lavori, che ancora invocano il pubblico a Sanremo, sì, però con la situazione Covid veramente ancora molto allarmante e tante persone, nonostante le restrizioni che gravitano intorno alle band, intorno all'organizzazione, forse il pubblico è assolutamente evitabile in questo momento. Direi di sì, anche perché significherebbe innanzitutto un grande dispendio di denaro. Perché, insomma, somministrare un test ad ogni persona che rientra per 5 giorni, insomma, sarebbe tutto un po' complicato. Bisogna pensare che, come sappiamo, il Covid non è limitato ad una persona, però può essere contagioso e quindi da un singolo individuo può poi trasferirsi a tutta la famiglia, insomma, creare una situazione che è abbastanza allarmante. Credo che le polemiche che ci sono state, che poi vengono anche sbeffeggiate dallo stesso Fiorello proprio sui canali Rai, insomma, fanno presagire un festival molto particolare,
Però la questione del pubblico credo che non debba essere più messa in discussione, perché visti insomma gli ultimi eventi bisognerebbe mettere un punto e andare avanti e pensare alla gara. Sono assolutamente d'accordo, introduciamo così anche il nostro ultimo argomento, non potevamo esimerci di parlare di Queen Mary, tanto invocata anche dai nostri colleghi oggi, quindi dovevamo assolutamente parlarne, tante indiscrezioni, non solo per i programmi che conduce ovviamente Maria De Filippi, stiamo parlando di Maria la più conosciuta nel panorama della televisione italiana, dei suoi programmi parleremo sicuramente nelle prossime puntate, quindi abbiamo letto di cose esorbitanti in fase di registrazione, quindi ne parleremo quando poi ci saranno le dirette televisive in modo da divertirci ancora di più, sì. Perché un po' siamo sadiche in realtà, molto, quindi molto. Vogliamo divertirci ancora di più, non ci fermiamo alle anticipazioni, però Queen Mary sarebbe innamorata in senso professionale di Tommaso Zorzi, ne abbiamo parlato tanto anche nelle scorse puntate, in realtà c'è una grandissima stima tra i due personaggi, sì. Persino c'è stata una sorpresa della stessa Maria De Filippi qualche settimana fa, proprio nella casa del Grande Fratello, in collegamento dopo una richiesta dello stesso Zorzi, e sembra infatti che la De Filippi voglia lo showman, così ormai lo possiamo parlare, l'influencer, lo possiamo chiamare, sì, un po' in vari tutto, nomi. Un po' tutto. Esatto, un po' tutto, fa radio, fa spettacolo, quindi veramente... Commenta, è un critico, insomma, diverse esperienze. Blogger, sì, in diversi campi, poi ha legami con molte persone. A livello professionale intendo a molte amicizie, abbiamo menzionato insomma la stessa Aurora Ramazzotti, insomma ci sono dei contatti particolari che lo rendono comunque un personaggio ben visto anche dal pubblico. La caratteristica di questo personaggio è sicuramente la sua verve, perché è un sì. personaggio che insomma ti spinge a seguirlo, a insomma anche ad ammirarlo, perché è una persona che non ha filtri, e questo, come abbiamo visto con Alda De Usanio, insomma, non è sempre positivo, può essere controproducente. Esatto, però questo può aiutare in un reality, ma anche nella vita reale, appunto, perché essere senza filtri, insomma, ti permette di creare dei rapporti puri con le persone. Sapere cosa si pensa l'uno dell'altro sicuramente è importante. Poi Queen Mary, insomma, è impossibile non nutrire stima per questa donna, che comunque al di là della professione appunto che fa, è comunque una donna che ha studiato e che insomma quando mette in scena un programma pensa a tutte le conseguenze e soprattutto al messaggio da trasferire o le possibilità da dare. Nel caso di Zorzi, beh, potrebbe essere diciamo un jolly per Maria De Filippi. È vero, in primis Zorzi è amatissimo anche dal pubblico a casa, non solo nella casa del Grande Fratello, verso la finalissima, finalmente per loro, ripetiamo. Poracci. Anche perché proprio nella giornata di ieri c'è stato un altro aereo, non questa volta d'amore, per la proposta di matrimonio di Joan e di Letta, bensì per un messaggio proprio rivolto a Zorzi e forse anche a qualcun altro, poiché diceva: Tommaso Zorzi, sei verità, tutti con te, e tu, quindi si riferiva a un'altra persona, tre reality, tre copy. Quindi mm-hmm. si riferiva probabilmente a un'altra persona nella casa che è stata protagonista di vari reality, quindi potrebbe essere Giulia Salemi, tanto criticata poi nell'ultimo periodo. Sì, è stata tanto criticata e poi è stata anche salvata, diciamo, da Alessia Marcuzzi, che chiedeva perché tutto il pubblico ce l'avesse con lei. Abbiamo già visto e già ne abbiamo parlato, insomma, Giulia Salemi è una persona molto strategica, molto furba, molto, è vero. E penso che anche lo stesso Tommaso Zorzi se ne sia accorto, perché quest'aereo insomma ha acceso quelli che erano i suoi dubbi e ci sono stati poi parecchi litigi anche in seguito alle nomination. Insomma, la situazione è molto cambiata all'interno della casa, l'atmosfera è incandescente. È verissimo. Tornando proprio a Tommaso Zorzi. Oggi, anche oggi sono dislessico, sì. Ovviamente, restano tre le mansioni che Maria De Filippi potrebbe assegnargli. Primo,
che è la cosa forse più allettante, sarebbe tronista in un trono particolare di uomini sì, e donne. Diciamo che l'abbiamo già visto questo tipo di trono, quindi sarebbe ideale. Ebbe anche tanto successo. Ebbe molto successo proprio perché è stata Maria De Filippi a portare, diciamo, anche in una fascia oraria ben definita, un programma che potesse dare la possibilità anche a ragazzi omosessuali di trovare l'amore. Quindi anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un problema della nostra società che può essere affrontato attraverso l'amore in modo diverso. Quindi sì, io ce lo vedrei sul trono, anche se credo che abbia dei gusti un po' particolari, quindi... Anche secondo me è molto pignoletto, quindi bisognerà vedere. Se ci fosse tra i corteggiatori Francesco Pini, probabilmente, insomma, non ci penserebbe due volte. È vero, è vero. Quindi trono approvato. Seconda ipotesi, opinionista, sempre di uomini e donne, magari al fianco di Tina Cipollari. Quindi lì non oso immaginare tra Gianni e Tina cosa potrebbe succedere. Diciamo che anche in questo caso io ce lo vedo benissimo, perché comunque, come abbiamo detto, è una persona senza filtri, quindi come Tina Cipollari, insomma, non le manda a dire e potrebbe anche creare parecchi problemi, soprattutto con Gemma, che insomma, anche lei, come Mamma abbiamo mia, visto, non vedo l'ora, non vedo l'ora. È un tipo un po' particolare. Poi anche, insomma, sul trono dei giovani potrebbe mettere bocca, a differenza invece di Tina, che nel trono giovane, devo dire... È vero, ha le sue simpatie, le sue antipatie, però un po' più morbida. Sì, è molto più morbida. Nel caso di Tommaso, invece, potrebbe esserci molto più pepe, diciamo. È vero, poi c'è ancora un'altra ipotesi che è un po' più sobria, Postino, c'è posta per te. Non ce lo vedo su una bicicletta. Un po' troppo sobria, effettivamente. No. Meno che, insomma, la bicicletta non si trasformi in un cavallo o qualcosa, insomma, la bicicletta è un po' troppo semplice troppo per Tommaso. Troppo semplice, classica, banale, è vero. E poi ancora inviato, ad esempio, a Temptation Island. O magari chissà in coppia a Temptation Island, mai dire mai. Beh sì, diciamo che in entrambi i casi potrebbe essere una persona scomoda, diciamo, perché insomma quando si parla di amore abbiamo visto che Tommaso Zorzi, insomma, è abbastanza duro e non si lascia trasportare molto dei sentimenti, se non quando è in prima persona coinvolto, quindi potrebbe però aiutare i tentatori, le tentatrici, le coppie ad uscire vittoriose da queste storie che alla fine risultano essere fallimentari a tutti gli effetti. Quindi diciamo che per il momento votiamo sicuramente per uomini e donne, quindi tra opinionista e trono. Sì. Quindi Queen Mary già sa le nostre preferenze, appoggiamo. Fai tu che per noi va bene tutto. Noi siamo in chiusura, grazie mille per averci seguito anche questo pomeriggio, grazie mille Elvira. Grazie Alessia come sempre. E vi diamo appuntamento ancora a domani con Gossip Mania, buon pomeriggio.